Ben trovati al nostro appuntamento settimanale con Studiando la Parola, una modesta, umile rubrica per incoraggiare la lettura del testo biblico e nel tempo a disposizione leggendo, leggendo, facciamo alcune osservazioni assieme. Questo appuntamento conclude il nostro viaggio all'interno della prima lettera che il Nuovo Testamento ci offre. Dopo aver letto e commentato i quattro Vangeli e il Libro degli Atti degli Apostoli, abbiamo letto a più riprese diversi sprazzi dell'Epistola di Paolo ai Romani. Ci soffermeremo in questo appuntamento nella parte finale del capitolo 14 e su alcuni tratti del capitolo 15, essendo il capitolo 16, quello conclusivo, è stato oggetto di nostre considerazioni nella parte iniziale del nostro viaggio in questa lettera, quando abbiamo analizzato tutta la compagnia dell'Apostolo Paolo, tutte le sue conoscenze a Roma e dintorni. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Sulla sintesi che l'Apostolo Paolo offre a conclusione delle dispute da lui ritenuta cosa di poco valore tra i credenti di origine giudaica e quelli di origine pagana riguardo ai giorni da celebrare, quindi alle feste, alle tradizioni di una certa realtà e di quelle proveniente dal mondo giudaico. E la sintesi è racchiusa nel verso 17 del capitolo 14: Il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il capitolo 14, in diversi manoscritti, è la parte conclusiva dell'epistola, seguita poi dai saluti finali del capitolo 16 versi da 25 a 27. Vuol dire che il corpo del capitolo 15 sino al verso 24 del capitolo 16 non compare in tutti i manoscritti a nostra disposizione. La libertà del credente è per l'apostolo Paolo qualcosa di fondamentale perché abbiamo sottolineato la volta scorsa che l'apostolo vede la comunità dei credenti come la casa di Dio, al cui interno tutti i credenti sono domestici del Signore. E questa rappresentazione della casa ci ricorda la storia del figlio prodigo, della casa del padre amorevole, dove diverse Figure rappresentano il padre, il figlio maggiore, il figlio minore e ci sono anche i servi. Il figlio maggiore e il figlio minore della parabola del figlio prodigo potrebbero proprio rappresentare quello, quelli che l'Apostolo Paolo identifica come i credenti deboli nella fede e quelli forti nella fede. Quindi il figlio minore che lascia la casa, fa le sue esperienze. E poi ritorna nella, con, nella condizione che noi tutti conosciamo, potrebbe rappresentare i deboli che devono essere accolti, aiutati e guidati. La libertà è fondamentale, dicevamo, perché se non si ha consapevolezza della propria libertà, l'atteggiamento che si ha nei confronti della comunità e degli altri credenti potrebbe essere di farsa e quindi un atteggiamento ipocrita. La libertà che il Cristo ci ha donato attraverso la sua opera di redenzione deve essere poi accompagnata da un atteggiamento nei confronti degli altri, quindi le nostre relazioni, le relazioni, ancora che l'apostolo sottolinea a quelli di Roma, devono essere animati dalla legge dell'amore. Quindi la purezza dei cibi, ciò che è puro e ciò che è impuro, non è una questione essenziale. È molto più importante insieme costruire la casa di Dio e quindi costruire il suo regno, quel regno di giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Il verso 20 ci dice, non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiare carne, né bere vino, né fare cosa alcuna che porti il tuo fratello a inciampare. Ciò che ci deve spingere nelle nostre relazioni non è far prevalere la nostra posizione, non è imporre il nostro pensiero. E non distruggere. Dobbiamo tener conto che spesso per imporre un pensiero si è distrutto l'opera di Dio. Quello che c'erano voluti decenni, secoli per mettere assieme è bastato una disputa, è bastato un litigio, è bastata un'imposizione per demolire tutto quanto i credenti, i destinatari delle epistole romane, quindi anche noi come credenti, lettori della Bibbia, possiamo imprimere nei nostri cuori questa sintesi. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. La giustizia che abbiamo ricevuto attraverso la morte di Cristo, perché nessuno di noi era giusto. Per la propria condizione, per la propria vita, per le proprie opere, ma siamo stati resi giusti per la fede nel sacrificio di Cristo. Morti in Cristo, siamo nati a nuova vita, risorti con Lui, e la nuova vita è sul cliché di ciò che Cristo ha fatto e ha compiuto per noi. La pace che è nel regno di Dio non è una pace che viene dal, dall'essere pacifici l'uno con l'altro, ma è la pace che Cristo ha ottenuto mediante la sua morte. Eravamo lontani da Dio, ma attraverso la sua morte dice la scrittura che Gesù ci ha dato grazia di far pace con Dio. Quindi ci ha riappacificati al Padre, ci ha donato la Sua pace, la pace che Egli ha ottenuto mediante la Sua morte. E poi c'è la gioia, che non è la gioia che viene dalla felicità di chi pensa di avere tutto, di chi pensa che non gli manca nulla, ma è la gioia come conseguenza dell'agape, della comunione fraterna dello stare assieme nel vincolo dell'amore di Dio. La gioia che lo Spirito Santo dona al credente e che noi troveremo elencata tra i frutti dello Spirito Santo nella lettera ai Galiti, il frutto dello Spirito è gioia, questa gioia nasce dallo sperimentare l'amore per Dio e gli uni per gli altri. E questa manifestazione del regno di Dio, questa giustizia, questa pace, questa gioia, non le produciamo noi, non le possiamo coltivare noi, ma è lo Spirito Santo. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che può manifestare tale ricchezza nella vita di ogni credente. Vivere in questo modo vuol dire servire Cristo. Vivere in questo modo è cosa gradita a Dio. Infatti abbiamo letto di non distruggere per un cibo. Il verso 22 ci dice ancora, tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato perché la sua condotta non è dettata dalla fede e tutto quello che non viene da fede è peccato. Se uno si lascia ancora condizionare dai precetti, dalle prescrizioni e quindi misura la sua giustizia, tra virgolette, al cospetto di Dio per quello che fa, vuol dire che non ha capito niente perché il giusto vivrà per fede, è la fede che ci deve far accostare a Dio, è la fede che deve animare le nostre azioni, è la fede che deve animare le nostre scelte. Se mangi o non mangi un determinato cibo, non lo devi fare perché è un precetto e una prescrizione, ma perché senti per la tua fede di agire in un determinato modo. E questo non te lo deve imporre nessuno, e siccome la tua fede tu altrettanto non lo devi imporre a nessun altro, perché la tua fede, la tua fede serbala, conservala, è la tua. Se tu condanni qualcosa, stai condannando, condannando anche te stesso. E allora su queste direttrici, leggiamo al capitolo 15. Or noi che siamo forti, e quindi l'Apostolo mette assieme i maturi nella fede, noi che siamo forti, non dice dobbiamo vantarci, non dice dobbiamo comandare, non dice dobbiamo dare l'esempio di come si fa, ma scrive dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e quindi aiutare chi è debole chi non riesce ad avere la stessa misura di fede, chi non riesce a comprendere quel che noi, riferito ai forti, abbiamo compreso, ma nello stesso tempo non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione. Vedete quali sono le preoccupazioni che devono animare una comunità. Il bene dell'altro, è l'edificazione del corpo di Cristo. Il bene del prossimo è la costruzione della casa di Dio. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma, come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. È Cristo il nostro metro, è Cristo la nostra misura. Egli non ha compiaciuto a se stesso, anzi ha rinunciato a se stesso, ha rinunciato alla gloria del cielo, ha raccolto gli, gli sputi, si è lasciato oltraggiare, ma perché lo ha fatto? Pensando a noi che eravamo i deboli. Pensando al bene che faceva per mezzo del suo sacrificio a noi stessi. Quindi, come Egli ha guardato a noi, noi oggi dobbiamo guardare ai deboli nella fede. Quello che è stato scritto ci è stato dato come indicazione. Quel che Cristo ha fatto è la via che noi dobbiamo seguire. Ma l'Apostolo sa che se fondiamo sulle nostre capacità, e sulla nostra poca forza umana, soprattutto sulla nostra grande incapacità di relazionarci e di umiliare noi stessi al cospetto dell'altro, aggiunge il Dio della pazienza. Dio della pazienza, quella che manca a voi romani, no? il Dio della pazienza. E anche della consolazione. Quanto spesso ci manca la pazienza e la consolazione. L'apostolo dice: Il Dio vostro e nostro, è l'Iddio della pazienza e della consolazione. Vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e di una stessa bocca. Glorificiate il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolto per la gloria di Dio. Allora il Signore vi venga in aiuto, però io vi comando, sembra dire l'apostolo Paolo, accoglietevi, smettetela di litigare l'uno e l'altro. Yeah. Prova a immaginarlo no? in una veste molto paterna a questi credenti che lui non conosce direttamente, ma che vede davanti ai suoi occhi come il padre che separa i figli che è lì che dice: Tu vuoi mangiare, mangia, tu vuoi giocare, gioca. Però quando uno mangia rispetta l'altro che gioca, e quando quello gioca rispetta quello che mangia. E poi quando state assieme, mangiate o giocate, amatevi, vogliatevi bene. Perché il regno di Dio non è mangiare e giocare. Il regno di Dio è la giustizia che il Cristo ha messo nei vostri cuori. È la pace che Lui vi ha donato e che si deve vedere regnare tra di voi. Se Dio ha posto la pace nei vostri cuori e poi tra di voi litigate, dove è finita la pace di Dio? Se lo Spirito Santo ha portato il frutto della gioia e voi assieme non fate altro che litigare, ma quale gioia? Dove sta questa gioia? Quindi ecco, le nostre azioni rinnegano poi quello che noi professiamo con la nostra bocca. Accoglietevi come Cristo vi ha accolto per la gloria di Dio. Infatti, io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio, per confermare le promesse fatte ai padri. Mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora rallegratevi, O nazioni, con il suo popolo. E altrove, Nazioni, lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrano. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Sai colui che sorgerà a governare le nazioni in lui spereranno le nazioni l'apostolo paolo cerca di porre fine a contese tra credenti giudei e non giudei cioè ricordatevi che gli stranieri onorano dio non per la legge di mosè ma per la sua misericordia e cito una serie di espressioni appunto della legge e dei profeti, dove c'è un invito alle nazioni, non è un invito soltanto al popolo di Israele, ma alle nazioni tutte sono chiamate a lodare il Signore e quindi la comunità di Roma sia un mix di nazionalità, sia una rappresentanza di nazioni, di popoli che lodino il Signore. E qui nuovamente ci ricorda... Quello che è il regno di Dio. Verso 13: L'Iddio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Nella Epistola ai Romani, lo Spirito Santo è un motore non nascosto, anzi, a più riprese l'Apostolo Paolo cerca di accendere questo motore, di segnalare che l'anima della comunità, il trainante di una comunità, non sarà il conduttore, ma è lo Spirito Santo. Abbiamo letto siate ripieni di Spirito Santo, abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito. Il regno di Dio e giustizia, pace e gioia nello Spirito. Quindi non seguite la carne, non seguite le opere delle tenebre, non lasciate trascinarvi e condurre dai vostri appetiti, dalle vostre presunzioni, dalle vostre convinzioni, ma lasciate che sia lo Spirito Santo ad animare il vostro essere assieme. Al verso 14. Comincia poi la parte conclusiva che andiamo insieme a leggere. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso, a vostro riguardo, che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Dopo la paternale c'è bisogno di dare una conclusione cortese, gentile, per trovare poi qualcuno che a Roma lo aspetta, altrimenti non l'avrebbe atteso più nessuno. Ma fratelli, vi ho scritto un po' arditamente, è consapevole delle cose forti che l'Apostolo ha scritto, vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti, per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Se ho scritto quel che ho scritto, l'ho scritto così come abbiamo letto dall'inizio, perché sono un ministro di Cristo, reputo di avere l'autorità per dirvi certe cose, ma l'ho fatto esercitando il servizio del Vangelo. Infatti noi abbiamo letto in apertura Paolo servo e qui l'Apostolo conclude al servizio del Vangelo. Egli stesso è esempio, non di uno che impone non di uno che pone dei diktat, ma di chi come domestico della casa di Dio si mette al servizio degli altri fratelli e delle altre sorelle. E tutto questo poi deve essere lasciato all'azione dello Spirito Santo. Il mio impegno è che gli stranieri diventino un'offerta gradita, ma che lo Spirito Santo però deve santificare. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'obbedienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito, così da Gerusalemme e dintorni. Fino all'illiria ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo laddove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunziato di Lui, lo vedranno e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno per questa ragione appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi, ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna verrò da voi. Spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Sono i saluti finali di chi è animato da un desiderio di costruire. E quando io leggo nell'Apostolo Paolo il verbo costruire, mi ricordo di Geremia, al quale il Signore dice, io ti ho chiamato a divellere, ad abbattere, prima a distruggere e poi a edificare e a costruire. Non si può costruire sulla legge dell'amore se prima non vengono demolite le convinzioni che la legge era vita, che la legge era essenziale. Se non vengono meno le contese l'uno con l'altro, non si può insieme costruire la casa di Dio. Il mio impegno, dice l'Apostolo Paolo, è portare l'Evangelo dove non è ancora arrivato. Quindi non verrò da voi ad annunciarvi quello che già conoscete, ma voi siate un esempio, siate una testimonianza, affinché quando io passo dalle vostre parti avrò la gioia di vedervi. Non sempre c'è la gioia di incontrare qualcuno, soprattutto quando sai che vai a incontrare qualcuno che la pensa diversamente da te che non condivide quello che tu dici, che non condivide quello che tu stai facendo. Allora l'Apostolo dice, comprendete quello che vi ho detto, perché ve l'ho detto. Fate in modo che quando passo da voi io abbia la gioia di vedervi. Però state tranquilli, non rimango. Mi passo da voi, ma sono diretto altrove. Quell'altrove, quella Spagna che lui intende raggiungere è per i credenti, per i credenti di tutti i tempi la missione l'obiettivo il luogo da raggiungere quell'andata e predicata l'evangelo ad ogni creatore la spagna dice a ogni lettore della bibbia che la storia del vangelo non è ancora terminata che la predicazione del cristo non ha ancora conosciuto la parola fine e quindi ciascuno si senta responsabile il regno di Dio è giustizia, è pace, è gioia. Non perdiamoci in discussioni inutili. Non perdiamoci in fraintendimenti che non edificano nessuno. Ma adoperiamoci alla costruzione della casa di Dio. Leggo per concludere dal verso 30. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo. È per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio di Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che se piace a Dio io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Sa che lo aspetta una missione non facile, abbiamo detto all'inizio, in apertura delle nostre meditazioni, che l'Apostolo Paolo si sta preparando per portare a Gerusalemme la colletta raccolta ancora in Macedonia e in Acai. E sa che i fratelli giudei non la accoglieranno di buon grado, però lui si affida alle preghiere. pregate affinché io possa venire da voi con la gioia di aver trovato gioia a Gerusalemme. or Dio della pace sia con tutti voi. Io spero che l'Iddio della pace che l'Apostolo Paolo ha conosciuto, ha predicato e ha trasferito mediante i suoi scritti sia l'Iddio conosciuto da ciascuno di noi, che la sua pace dimori nella nostra vita perché la pace che Egli ci ha donato, così come Gesù ha detto, io vi ho lasciato la mia pace, non come la dà il mondo. Egli ha donato la pace che dura in eterno. Vi saluto concludendo questo viaggio nell'Epistola ai Romani proprio con questo saluto. L'Iddio della pace sia con tutti voi. Dio vi benedica.